Bella a tutti ragazzi, qui è Giulio360 e ben ritrovati nel mio canale. Nell'ultimo vlog che ho fatto, in tantissimi mi avete chiesto di portarvi un video dedicato alla mia tesina. Infatti, in questo video, appunto, vi spiegherò tutto quello che ho realizzato, diciamo, in questi ultimi mesi. Ne approfitto anche per dirvi che l'esame è andato tutto quanto bene. Diversi giorni fa ho saputo i risultati e sono stato promosso con 65. So che magari per qualcuno di voi 65 non è praticamente nulla, è un voto bassissimo, però per me è veramente tanto perché io avrei firmato proprio con il sangue per avere un 60. Quindi 65 per me va assolutamente bene. Prima di partire con la spiegazione, però, devo dirvi che ci sono ben tre documenti che vi devo far vedere. Il primo è quello relativo alla presentazione del progetto, il secondo è il progetto vero e proprio e il terzo è una piccola tesina di matematica. Proverò a non spiegarvi, diciamo, tutto quanto nel dettaglio, perché altrimenti qua passiamo mezz'ora a parlare, però cercherò più o meno di farvi vedere quello che ho realizzato. Appena sono entrato, diciamo, nell'aula per fare l'esame, ho dovuto mostrare per prima cosa questa piccola presentazione. Questa qui è la prima slide e appunto il sito si chiama La Storia, perché il mio progetto appunto è un sito dedicato sostanzialmente a tutti quanti gli argomenti che io ho studiato durante quest'anno. Possiamo leggere infatti nell'introduzione: il sito web La Storia è stato realizzato per fornire all'utente diversi servizi, tra cui riassunti dei principali argomenti storici, biografie di alcuni personaggi storici e una raccolta delle date relative ad ogni argomento. Il sito web è suddiviso in quattro sezioni: home, riassunti, biografie e linea del tempo. Naturalmente in questa presentazione ci sono solo delle immagini prese dal sito, perché appunto la mia scuola voleva che facessi in questo modo. Poi dopo, successivamente, tra due minuti vi faccio vedere proprio il sito vero e proprio. Comunque qui spiego brevemente, diciamo, come è strutturato il sito. C'è tutta quanta la home con cui appunto è possibile accedere a tutti quanti i riassunti cliccando sulle immagini, e poi ho messo anche qualche pezzo di codice con cui appunto ho creato la pagina. Naturalmente qualcuno di voi non capirà niente di tutti questi codici, perché appunto li ho studiati io durante quest'anno. E per farvi capire più o meno la lunghezza del progetto, diciamo che ogni pagina ha circa 200 righe di codice, e fate conto che nel mio sito ci sono circa 200 pagine, quindi facendo un po' i calcoli, adesso fateli voi, però comunque ho dovuto scrivere veramente tantissime righe di codice. Infatti per fare tutto il progetto ci ho messo circa 3 mesi. Successivamente spiego la sezione dedicata ai riassunti, sono divisi in base al periodo storico, e cliccando sul nome dell'argomento è possibile vedere il riassunto. Ad esempio, se clicchiamo sull'età napoleonica, possiamo vedere il riassunto sull'età napoleonica. Abbiamo poi la parte dedicata alle biografie, dove è presente tutto quanto l'elenco, diciamo, di tutti quanti gli autori che ho messo. Sono circa, mi sembra, 80 autori, l'ho anche scritto da qualche parte forse, però comunque sono veramente tanti, e cliccando appunto su ogni nome è possibile accedere alla biografia. Infatti se clicchiamo su Bonomi è possibile visionare appunto tutte quante le informazioni su di lui. Prima di effettuare il progetto ho fatto anche queste tre strutture, diciamo, la VBS, il PDM e il Gantt, che sono tre grafici appunto che servono per organizzare, diciamo, tutte quante le attività del progetto. Naturalmente non vi sto a spiegare nel dettaglio, infatti alcune slide le ho anche saltate, perché so che magari ascoltare a uno che parla per mezz'ora è un po' noioso, però preferisco passare direttamente al progetto, perché questa qui, diciamo, che era una piccola presentazione che ho dovuto fare per presentare il progetto alla commissione. Questo invece è il sito vero e proprio. Io posso muovermi all'interno del sito che ho creato io, posso girare tutte quante le varie sezioni che vi ho fatto vedere prima, e cliccando appunto su ogni nome è possibile vedere il riassunto dedicato appunto a quell'argomento. Magari cliccando sulla Seconda Guerra Mondiale possiamo vedere appunto tutte quante le informazioni. Ho messo anche delle mappe, degli schemi, ci ho messo veramente tanto a fare ogni riassunto, perché comunque fate conto che per cercare tutte quante le informazioni, riordinarle, cercare le cartine giuste, tutti quanti gli schemi giusti, è stato, diciamo, molto molto lungo. Questa qui invece è la lista di tutti quanti i personaggi appunto di cui è possibile vedere la biografia. Li ho anche contati prima, però adesso non mi ricordo, sono circa un'80. Sono ordinati in ordine alfabetico, e cliccando su uno a caso, Salandra, è possibile vedere le informazioni su di lui. Poi alla fine abbiamo la linea del tempo. Questa linea del tempo è un po' una cosa che la volevo fare meglio, sinceramente, però un po' perché non c'avevo tempo, un po' perché non sapevo come farla, alla fine l'ho lasciata così. È semplicemente una lista di tutte quante le date principali da ricordare di ogni argomento. Secondo me è utile, perché io alla fine, quando studio ogni argomento di storia, anzi quando studiavo ogni argomento di storia
per le verifiche, mi facevo sempre una specie di tabellina così, con tutte quante le date principali. E secondo me, per una persona può essere utile magari ripercorrere l'argomento seguendo le sue date principali. Queste qui invece sono le quattro cartelle dove sono presenti tutti quanti i codici che hanno appunto permesso la realizzazione del sito. Le ho scritti io, ci ho messo veramente tanto tempo, adesso non vi sto ad aprire ogni pagina perché sono circa 200 pagine, comunque ogni pagina più o meno è strutturata in questo modo. Ci sono circa 160 righe. E fate un po' il conto, voi 160 per 200 quante righe di codice sono state scritte. Ad esempio vi faccio vedere la parte relativa alla seconda guerra mondiale che ho aperto prima. Questa qui è il codice, adesso ve lo apro così con il notepad più. E sono praticamente tutte queste righe scritte. E tutte queste righe hanno permesso la realizzazione di questa pagina, la seconda guerra mondiale, esatto, questa qui. Quindi questo codice che vedete è l'equivalente di questo. E in ogni pagina c'è un file che è chiamato stile, dove appunto sono contenute tutte quante le, diciamo, le caratteristiche del testo e la posizione, il tipo, quindi tutte quante le varie cose. Infine ragazzi, abbiamo la parte dedicata alla tesina di matematica, che non c'entra niente con il sito che ho fatto prima, però abbiamo dovuto scegliere un argomento a testa e approfondirlo. E questo qui è il mio argomento: gradiente e calcolo delle derivate direzionali. La prima slide spiega appunto la definizione di derivata direzionale, che naturalmente non ve la sto a leggere, comunque se volete mettete in pausa il video e la leggete, perché non credo che a qualcuno interessi la definizione della derivata, però comunque se volete la potete leggere. E qui nel grafico spiega appunto che è possibile calcolarla nel punto P in direzione del vettore V. Successivamente spiego la definizione del gradiente, faccio vedere le tre caratteristiche principali e dico sostanzialmente che il gradiente può essere, diciamo, rappresentato all'interno delle curve di livello. Infatti se ingrandiamo possiamo vedere la rappresentazione del gradiente. Successivamente passiamo al calcolo della derivata direzionale, che può dividersi in quattro fasi: calcolo della derivata parziale, calcolo del gradiente della funzione in un punto generico, calcolo del modulo del vettore, calcolo del versore e calcolo della derivata direzionale. Il primo passo è questo: supponiamo di avere la funzione z uguale a x al quadrato meno y al quadrato, eseguiamo il calcolo delle derivate parziali e abbiamo 2x e meno 2y. Con questo risultato è possibile calcolare il gradiente, che avrà appunto coordinate 2x meno 2y. Inoltre con questi dati è possibile calcolare anche il valore della derivata direzionale massima, quindi supponiamo di calcolarla nel punto 1, 2 e il risultato viene 4,47. Infine possiamo passare al calcolo della derivata direzionale e quindi supponiamola di doverla calcolare nel punto 1, 2 in direzione del vettore v 1, 1 della funzione di partenza x al quadrato meno y al quadrato. Calcoliamo il modulo del vettore, calcoliamo il versore del vettore e alla fine eseguiamo il calcolo della derivata direzionale, che viene 1,414. Quindi questo, diciamo, è stato il mio argomento di matematica. Naturalmente non mi sono soffermato troppo su certi argomenti, perché magari spiegare più nel dettaglio la derivata direzionale sarebbe stato un po' inutile, perché secondo me la maggior parte di voi non avrebbe capito quasi niente e soprattutto non credo che siete interessati a capire cos'è una derivata direzionale, però ho voluto spiegarvi più o meno quello che ho realizzato. Quindi ragazzi, per questo video è tutto. Fatemi sapere qui sotto che cosa ne pensate della tesina. Per fare tutto questo ci ho messo circa 3 mesi più o meno. Per matematica ci ho messo tipo una settimana, però per il sito di storia ci ho messo veramente tantissimo tempo. Magari per voi vedendolo solo così può sembrare un lavoro di una settimana o due, però vi assicuro che scrivere tutte quelle linee di codice è veramente pesante. Inoltre in tutte quelle righe basta un piccolo errore e non ti funziona più niente. Quindi voi pensate il momento in cui non funziona e voi non riuscite a trovare l'errore e state lì 3 ore per trovarlo. Quindi è veramente qualcosa di pazzesco. Io sono impazzito in questi anni con tutti questi codici, perché questo qui è solo un codice, è l'HTML. Però voi pensate che io contemporaneamente facevo HTML, facevo Java, ho fatto anche C Sharp, ho fatto C++, C, quindi veramente ne ho fatti tantissimi, è stato tremendo. Alla commissione è piaciuto, diciamo, la mia tesina. Il prof di matematica ha detto che sostanzialmente andava bene, che poi lui l'aveva già vista anche prima di vederla dalla commissione, quindi già sapevo che andava bene. Invece il sito di storia non l'aveva mai visto nessuno, solo la mia prof di italiano, però lei non c'era all'interno della commissione, quindi l'ho fatto vedere a delle persone che non avevano idea di che cosa stessi facendo. La prof esterna di storia, che io non conoscevo, ha detto che ho fatto un lavoro interessante, quindi direi che tutto sommato è piaciuto un po' a tutti. Quindi per questo video è tutto, io spero che questo video appunto vi sia piaciuto. Fatemi sapere, come ho detto prima, che cosa ne pensate. Noi ci vediamo con un prossimo video. Bella!